Santa Messa in diretta dalla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Castelnuovo. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele:
riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse i Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vede Eliab e disse: «Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo aspetto, né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore». Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Jesse: «Sono qui tutti i giovani?» Rispose Jesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse a Jesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: «Alzati e ungilo, è lui». Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: «Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà». Parola di Dio. Thank you.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in Lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a Lui. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Innanzitutto rivolgiamo un saluto agli amici che ci ascoltano dallo schermo di Milano Pavia TV, che oggi sono con noi per celebrare l'Eucaristia, ed un ricordo particolare a quanti di essi sono ammalati e infermi. Il Vangelo che abbiamo ascoltato questa domenica ci parla della cecità, il cieco nato. Essere ciechi vuol dire non vedere nulla. Essere ciechi vuol dire essere privi di un grande dono prezioso come è la vista. Senza la vista noi non sappiamo dove andare, non vediamo nulla attorno a noi. Se proviamo, cari ragazzi, a chiudere gli occhi, ci accorgeremmo che, stando con gli occhi chiusi, non abbiamo nessuna via d'uscita, non sappiamo come muoverci, non sappiamo cosa fare, ci sentiamo perduti. Gesù guarisce questo uomo che era cieco fin dalla nascita, e guarendolo ci dice la misericordia di Dio, ma ci dice anche che c'è un'altra forma di cecità, che non è degli occhi, non è fisica, ma è morale,
e che è grave allo stesso modo, forse anche di più, perché se noi non riusciamo a vedere oltre le cose, se noi non sappiamo vedere con il cuore, con l'anima, quello che c'è attorno a noi e dentro di noi, siamo perduti, non sappiamo dove andare. Allora, qual è questa, la causa di questa cecità? Come mai? Come si fa? Perché possiamo essere ciechi? Beh, nella seconda lettura San Paolo ci dice, ecco, il peccato ci rende ciechi, il peccato ci fa agire nelle tenebre, il male agisce sempre di nascosto, col favore delle tenebre, mai apertamente, ne facciamo esperienza tutti i giorni. Il male preferisce le tenebre, si nasconde nelle tenebre. Quando noi facciamo il male, vogliamo nasconderci. Quando noi ci comportiamo male, allora non vediamo nulla. Pensiamo all'egoismo, che è un peccato di oggi, l'egoismo. L'egoismo ci impedisce di vedere quelli che sono attorno a noi. Pensiamo alla superficialità con la quale guardiamo tutte le cose, le situazioni, le persone, anche il Signore. La superficialità di non vedere l'importanza delle cose che contano davvero. E tra queste ci metto anche la messa la domenica. Possiamo essere ciechi. Oppure possiamo essere ciechi, come ci ricorda la prima lettura, quando vediamo le cose, ma non le vediamo veramente come sono, perché noi ci fermiamo a guardare le cose da un punto di vista umano e pensiamo che il nostro punto di vista sia il punto di vista giusto, l'unico. Invece non è così, perché il profeta, il Signore, ricorda che egli guarda dentro. Guarda oltre le apparenze il Signore. Allora, come possiamo vedere anche noi attorno a noi? Come possiamo accorgerci di ciò che ci sta intorno per davvero? Come facciamo a vedere la presenza di Dio? Ebbene, dobbiamo chiedere al Signore la grazia, come ha fatto il cieco nato, di essere liberati, che ci vengano aperti gli occhi. E si aprono i nostri occhi con la fede. È la fede. È il riconoscerci bisognosi del Signore. Riconoscere che la nostra cecità può essere liberata soltanto con la grazia di Dio. Ecco la fede. Ecco il grande dono della fede. Che ciò che ci libera, che ci apre gli occhi. E questa è la grazia che dobbiamo chiedere al Signore. Che ci apra gli occhi, apra gli occhi del nostro cuore. Allora vedremo la presenza di Dio, anche quando facciamo fatica a scorgerla. Vedremo la presenza di Dio nei fratelli. Ci accorgeremo che ci sono dei fratelli attorno a noi, che magari hanno bisogno di qualcosa, e magari siamo noi che abbiamo bisogno di loro. Ci accorgeremo che le cose non sono semplicemente come le vediamo noi o come vorremmo vederle noi, come ci immaginiamo che sono. Ecco, questa liberazione, questa luce viene soltanto nella fede. È proprio la fede, cari ragazzi e cari fratelli, è ciò che ha spinto a fare quello che ha fatto, a diventare custode della Sacra Famiglia, custode del mistero di Dio, dell'incarnazione del Verbo, il santo che oggi celebriamo. Che santo è oggi? Oggi è il 19 marzo. È San Giuseppe. Noi come Chiesa lo celebreremo domani, facendo la messa al suo altare. Oggi lo festeggiamo in oratorio, che facciamo la festa dei papà. Vi invito già adesso tutti. Però, ecco, San Giuseppe è il santo che ha potuto, che è stato scelto dal Signore per la sua fede, per la sua grande fede.
e nella fede San Giuseppe ha avuto gli occhi aperti perché ha visto quello che gli altri non riuscivano a vedere. Ha visto la presenza di Dio, ha visto la mano di Dio, ecco, nel cuore della Madonna, della sua sposa. Ha visto la presenza di Dio in quel figlio che ha cresciuto come padre. Ecco, chiediamo allora a San Giuseppe di insegnarci, come ha fatto lui, la via della fede, perché possiamo anche noi, come l'ha fatto San Giuseppe, vedere oltre, vedere attraverso le cose, vedere la presenza di Dio attorno a noi. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre, per di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. La Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, in questo tempo di Quaresima lasciamoci riconciliare con Dio nella consapevolezza dei nostri limiti e della grandezza della sua misericordia. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Sostieni, Padre buono, la Santa Chiesa con la forza dello Spirito, perché testimoni coraggiosamente Cristo crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Illumina, Padre Santo, il Papa Francesco e tutti i pastori della Chiesa, perché alimentino nel cuore dei fedeli l'amore filiale verso di te e la generosità verso ogni persona. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Guarda, Padre misericordioso, i popoli oppressi dalle ingiustizie, perché sperimentano la potenza liberatrice del tuo Figlio, fondamento della vera fraternità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Volgiti, Padre compassionevole, ai nostri fratelli segnati della sofferenza fisica e spirituale, perché attingano dalla passione di Cristo forza e consolazione. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Guida, Padre onnipotente, questa tua famiglia perché ti venga nella celebrazione dell'Eucaristia offerta viva a te gradita. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ora mi volgo a te, San Giuseppe, caro custode di Gesù, vivo d'amore sempre più. Fa che il cuore dei nostri papà sempre sia scrigno di bontà, fonte di gioia e serenità. E fa che il nostro bene sempre doni loro ore serene. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per Cristo nostro Signore. Numero 36.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti presentiamo con gioia, o Signore, i doni della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida del genere umano che camminava nelle tenebre per condurlo alla luce della fede e liberare con il lavacro di rigenerazione gli schiavi dell'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra ti adorano, intonando il cantico nuovo, e noi con tutte le schiere degli angeli proclamiamo senza fine la tua lode. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesse la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio e presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle defunti della famiglia del frate Luigina, Pierino e Stefano, Giuseppe Piscitello, Teresa Borghi,
Adriano Targhe, Liberina Grumelli, Luca Cavallaro, Giuseppe Bossi, che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Bartolomeo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Numero 51. Thank you.
preghiamo. Preghiamo. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi: questa settimana, abbiamo detto, oggi pomeriggio è la festa del papà, la festeggiamo in oratorio, quindi aspetto dalle ore 15 i bambini, ma anche le famiglie, soprattutto i papà, ci saranno in oratorio, giochi organizzati per tutti. Domani è la ricorrenza liturgica di San Giuseppe, alle 8 celebreremo la messa nell'altare del santo qui. Poi ricordo mercoledì sera alle 20:45 nella saletta di Molino del Conte ci sarà il secondo incontro sul tema della consultazione sinodale e nell'ambito del piano pastorale della nostra diocesi sulla liturgia, alle 20:45 al Molino. Giovedì alle 21 l'adorazione eucaristica nella cappelletta, come ogni giovedì. Venerdì alle 17:30 la Via Crucis, qui in chiesa. E alle 21 qui in chiesa avremo la gioia di ospitare una meditazione quaresimale. Ci saranno preghiere, letture, meditazioni, canti gregoriani, polifonici, insomma una bella serata di meditazione, di riflessione e anche di ascolto. Quindi vi aspetto venerdì questo alle 21. Sabato invece è la festa dell'Annunciazione del Signore. Come tradizione ci troviamo nella chiesa di San Giacomo per venerare la Madonna di Monterocco. Alle 16 la recita del Rosario e seguire la Santa Messa. Domenica prossima, infine, avremo il ritiro quaresimale parrocchiale, come alle 11 dopo la Messa una prima meditazione nella Cappella dell'Immacolata, poi al pomeriggio alle 14:30 una seconda meditazione e poi esporremo il Santissimo Sacramento fino alle 17:30 quando c'è, come ogni domenica, il Vespro e la Benedizione. Ricordo che prosegue ancora la raccolta straordinaria in questo tempo di Quaresima per la Caritas parrocchiale. Ne raccogliamo generi alimentari e di igiene personale casalingo nei supermercati del paese, presso l'ufficio parrocchiale e qui in chiesa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, come discepoli di Cristo andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Domenica 26 marzo la Santa Messa lascerà il posto alla 16ª edizione della Scarpa d'Oro in diretta dallo stadio Dante Merlo di Vigevano. L'appuntamento con la Santa Messa torna domenica 2 aprile, Domenica delle Palme, a partire dalle 10 in diretta dalla parrocchia della Beata Vergine Addolorata in Vigevano.